Buona Pasquetta a tutti. Mi trovo ad Inveruno in occasione di, ma ce lo racconta il sindaco Sara Bettinelli. Buongiorno a tutti, benvenuti all'antica fiera dell'Angelo qui al comune di Inveruno. Una fiera caratterizzata da tante iniziative per tutte le età, per tutti gli interessi. Le no vie del nostro paese sono arricchite dalla fiera mercatale. Il nostro parco di Villa Tanzi trovate fiori, piante, tanta natura. Presso la sala consiliare del nostro comune, questo pomeriggio alle ore 16, un convegno dove presenteremo il progetto Alberi Maestri 3.0, un convegno a cui vi invito perché ci sarà una sorpresa particolare. E poi, cosa molto importante, quella che è la punta di diamante di questa iniziativa, si trova qui in Sala Virga, dove abbiamo appena inaugurato Dentro Inverarta. E lascio la parola al vice sindaco Nicoletta Saveri e a Francesco Oppi, direttore artistico, per spiegarvi questa iniziativa. Buongiorno, buongiorno a tutti, ci troviamo qui a presentare, abbiamo presentato la mostra L'acqua che accende la forma, nona edizione della rassegna Dentro Inverarte, progetto che si inserisce nel più ampio diciamo, percorso Padiglione d'Arte Giovane che quest'anno compie 20 anni e quindi questo è il primo appuntamento di una serie insomma, che celebreranno l'arte contemporanea e l'impegno che il Comune di Inveruno mette tutti gli anni a sostegno dei giovani artisti. Infatti, qui in Sala Virga troviamo ben rappresentati due artisti, Luca Caniggia e Ilaria Berzaghi, che con le loro opere insomma, ci fanno conoscere la loro poetica, il modo di vedere e intendere il mondo e loro stessi. Per entrare più nel dettaglio sulla proposta artistica, passo la parola a Francesco Oppi, direttore artistico della rassegna e rappresentante delle Guado Officine Creative. Grazie, buongiorno a tutti. Inveruno, cittadina vivacissima del territorio dell'Alto Milanese, siamo qua a festeggiare i 20 anni di Inverart con questo Dentro Inverart nella nona appunto edizione. Un'occasione rarissima per fruire di arte contemporanea di buona qualità, di ottima qualità, con giovani valenti e ricchi di prospettive in uno spazio pubblico, una cosa in Italia molto rara, anche per centri molto più ampi e grandi di Inveruno. Quindi io ringrazio l'amministrazione e ringrazio i cittadini che soprattutto in modo gratuito potranno fruire di queste opere che sono un pezzettino di cultura importante perché l'arte e gli artisti vanno difesi perché sono elementi essenziali della società, soprattutto in Italia, che come è noto è la nazione che rappresenta il 60-70% del patrimonio culturale di tutto il globo terrestre. Quindi grazie a tutti, a quelli che verranno a visitare questa mostra fino al 25 aprile.